Adesso il pubblico finisce di sedersi e siamo pronti. Vi dicevo, il festival ha un percorso lungo e articolato che è iniziato a gennaio con una serie di incontri nelle scuole che stanno ancora continuando anche dopodomani e ha una serie di appuntamenti dedicati ai grandi autori. Quello di stasera è il primo degli appuntamenti internazionali. È con grande piacere che abbiamo ospite qua ad Alghero Leonardo Padura Fuentes nell'unica tappa sarda del suo tour italiano di promozione della trasparenza del tempo, il suo nuovo romanzo. Benvenuto. E lo accompagneranno Valdo Dinolfo, che ha letto il libro e ne converserà con lui, e Sabrina Pes, che ci aiuta con la traduzione. Grazie. Mi sentite? Ci siamo? Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti da parte mia, ma soprattutto dagli organizzatori del Festival Altra Parte del Mare, quindi l'associazione Itinerandia in collaborazione con la libreria Cyrano e ovviamente il patrocinio della Regione Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Comune di Pontefigari e l'Istituto Treccani. Dopo questo doveroso benvenuto, voglio ringraziarvi e chiedervi subito perdono. Perdono per la mia emozione, perdono se non riuscirò a essere, diciamo così, spigliato e tranquillo, perché l'emozione fa questi brutti scherzi. E ringrazio ovviamente di cuore tutta la libreria Cyrano, gli amici della libreria Cyrano, per avermi coinvolto in questa che per me è una splendida avventura. Il mio compito è quello di presentarvi prima Leonardo Padura Fuentes e poi il suo ultimo romanzo. Leonardo è, sapete, nel 99% delle presentazioni si dice la classica frase: non ha bisogno di presentazioni. Bene, è sempre una bugia, tranne stavolta, perché è la prima volta in vita mia dove davvero mi sento di dire che non ha bisogno di presentazioni. Ho a fianco a me uno dei, ed è un'emozione indescrivibile, uno dei più importanti scrittori cubani e di tutta la Latino America. Per me è un'emozione davvero, non ha bisogno di presentazioni. Leonardo Padura Fuentes è un romanziere, ha scritto saggi, ha scritto un giornalista di inchiesta, ma deve, e questo diciamo così lo sappiamo un po' tutti, la sua fama a Mario Conde, al suo personaggio più conosciuto. Conoscete il ciclo delle quattro stagioni. Ha vinto tanti premi in Europa, a Cuba e nel resto del mondo, e ormai non è solo, diciamo così, un mito della carta stampata, ma anche del video. Su Netflix troverete le 8 puntate della serie TV dedicate a Mario Conde. Se non le avete ancora viste, vi invito a farlo, come vi invito a comprare il libro, ve lo dico già subito. Nessuno di voi può andare via da qua senza aver comprato il libro e aver chiesto un autografo a Leonardo, sarebbe peccato, perché quando vi ricapita, è l'unica tappa in Sardegna. Lui è arrivato per il Salone del Libro a Torino, ci andrà domani, oggi è arrivato da Roma, quando vi ricapita. Andiamo alla trasparenza del tempo. È l'ultima inchiesta, l'ultima indagine di Mario Conde, fino ad adesso. Con quella precedente, che si chiamava Eretici, è arrivato il premio Principessa delle Asturie nel 2015, vero? Allora, arriviamo alla trasparenza del tempo, prima che mi dilungo, perché la star è lui, giustamente io non vi devo rubare più del tempo necessario. Mario Conde, lo conoscete, è un ex poliziotto che si guadagna da vivere sui libri, sia quelli che di valore, che cerca e che rivende,
sia quelli che cerca di scrivere o che scrive. Però l'animo di un detective non passa mai. E Mario Conde continua senza distintivo, senza pistola e senza divisa comunque a fare le sue inchieste anche alla soglia dei 60 anni, perché questo accadrà nel libro, Conde festeggerà i suoi 60 anni, sempre tra premonizioni e casini, perché questo è il metodo di indagine di Mario Conde: premonizioni e infilarsi nei casini. Questo accade anche nella Trasparenza del Tempo, e accade sempre nella sua grande famiglia, con i suoi amici di sempre, o meglio, quelli che sono rimasti vivi e quelli che sono rimasti soprattutto a Cuba. Carlos il Magro, Candido il Rosso, Manolo, il suo ex sottoposto che adesso dirige la centrale delle indagini criminali, e ovviamente con Tamara, la sua compagna, la sua amante da una vita, e con Josefina, che è sublime cuoca, quasi novantenne, mamma di Carlos. E a proposito di amici, perché questo è il gruppo di amici con cui Carlos vive, comunque con cui Mario vive e porta avanti le sue indagini, è un suo amico che è un compagno di scuola, Bobby, che lo cerca e lo ingaggia. Lo ingaggia perché, e da qui inizia la nuova indagine di Mario Conde. Non è Bobby che lui conosceva, non è il suo Bobby compagno di scuola, marxista, integralista e ateo, come doveva essere. Un uomo esemplare per il governo cubano, ma quello che conosce, quello che incontra Mario Conde all'inizio dell'indagine è un uomo completamente nuovo, da quel ateo marxista è diventato un uomo libero, liberato nel vero senso della parola, il vero essere liberato, cioè è quello che è sempre stato, omosessuale, dichiarato e santero. Bene, a Bobby, Bobby viene derubato di tutto. Cosa fa di mestiere Bobby? Bobby di mestiere vende opere d'arte. Possiamo dire forse che depreda Cuba per vendere l'arte cubana a Miami e farci i suoi bei dollari. Però cosa accade? Accade che viene derubato di tutto, il nuovo fidanzato giovane, molto più giovane di lui, di Bobby, una volta che Bobby è a Miami gli porta via tutto dentro casa. Il fidanzato è uno dei tanti giovani cubani che arrivano dalla parte orientale di Cuba, quindi un pochettino più poveri e pronti a tutto per recuperare quei soldi necessari per scappare dall'isola. Bobby chiede a Mario una sola cosa, chiede a Mario Conde una sola cosa, tutto il resto non gli interessa: recuperami la mia statua, la mia Vergine Nera. Tra tutte le cose rubate a Bobby, una sola cosa gli interessa: questa statua, questa Vergine Nera. Per i cubani la Vergine Nera è la Vergine di Regla, ma questa non è la Vergine di Regla, è una Vergine con una storia molto più antica, ed è qua che il libro ci porta l'Africa, Tripoli, Gerusalemme, il Medio Oriente, la Catalogna, per poi arrivare con la storia di questa statua, di questa Vergine Nera, direttamente a Cuba, perché è lei la protagonista dell'ultima indagine di Mario Conde, della Trasparenza del Tempo, è la Vergine Nera, che ha un potere miracoloso, fa i miracoli, ma non solo, è anche molto rara, quindi vale molti soldi, talmente tanti che per essa si può torturare e uccidere. Leonardo, come dice nella nota dell'autore a conclusione del libro, ci dice che la Trasparenza del Tempo è un romanzo e come tale va letto, e come si dice adesso è ispirato a fatti reali, perché la Trasparenza del Tempo è un noir,
perché Del Noir ha il ritmo, Del Noir ha gli omicidi, ha i brividi, ha le paure Del Noir, ma è anche un romanzo storico in cui Padura non ci racconta solo la storia della sua amata terra, di quanto la sua isola sia cambiata, ma ci racconta di crociate, di templari, di San Giovanni d'Acri, di muri di cristiani, attraverso la figura di Antoni Barrani. Basta, basta, non voglio spoilervi niente, perché vi ripeto che il libro dovete comprarlo. Basta, stop, no spoiler, eh? Allora, ovviamente per chi prende il libro, apre il libro, escono fuori tante di quelle domande, vengono fuori dal cuore, dentro di sé, tante di quelle domande sul il concetto dell'amicizia, che in questo libro è forte. Chi come me è stato a Cuba lo vede, l'ha visto, l'ha vissuto, è talmente differente dal nostro modo di vivere che diviene subito voglia di chiederti questo. Oppure del cordone ombelicale che lega in modo indissolubile i cubani alla propria isola, e su questo noi sardi qualcosa l'avremo anche da dire. I cubani che ora magari possono anche andare via e tornare, ma magari non vanno via. Però la prima cosa che voglio chiederti, Leonardo, è proprio dentro la storia di Bobby. Bobby negli anni 70 aveva lo stigma dell'omosessualità. Uso questa parola non a caso. Ma la storia di Bobby poi ci racconta che quando incontra Katiuska, la sua fidanzata dell'epoca, perché doveva fidanzarsi per sembrare marxista ed essere accettato, oggi invece è una leader del movimento LGBT a Cuba. Quindi com'era la repressione omofoba nel 78 a Cuba, e come è cambiata da questo punto di vista la tua terra? Buenas noches, muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias a todas las personas, todas las instituciones que han hecho posible mi regreso casi 15 años después aquí a Cerdeña. Salve a tutti, buonasera, e molte grazie a tutte le persone che sono venute e all'organizzazione che ha permesso che noi tutti fossimo qua, e che ha permesso soprattutto il ritorno di Leonardo dopo quasi 15 anni dalla sua prima volta qua in Sardegna. Quiero agradecer especialmente a la libreria Cyrano por el apoyo que nos ha dado, y a Waldo y a Sabrina por estar aquí conmigo en la mesa ayudándome en esta presentación para ustedes. Molte grazie anche alla libreria Cyrano, a Waldo e a Sabrina, che sono qua seduti a fianco a me nel tavolo per aiutarmi in questa impresa. Bueno, creo que Waldo hizo un resumen del argumento bastante completo de la novela, sin revelar las cosas que no se pueden revelar. Quindi Waldo è stato bravissimo, bravo Waldo, ha fatto un riassunto molto completo, e soprattutto facendo questo riassunto però non ha rivelato le cose che non dovevano essere rivelate. Hay algo importante, esta historia ocurre fondamentalmente en el año 2014, es decir, hace 5 años, en un momento en que en Cuba se han producido y se han acumulado algunos cambios importantes. Una cosa importante da dire è che questo romanzo si sviluppa nel 2014, un anno dove a Cuba ci sono stati dei cambiamenti molto importanti. Hay un problema con respecto a la imagen de Cuba, y es que como el sistema político y económico es más o menos el mismo hace mucho tiempo, se tiene la impresión de que en Cuba las cosas no cambian.
si ha l'impressione che a Cuba non cambino, le cose non stiano cambiando perché il sistema politico-economico è praticamente lo stesso, quindi si ha questa impressione. Pero la sociedad cubana es una sociedad que ha sufrido grandes transformaciones, sobre todo en los últimos 30 años, a partir del año 90 hacia acá, ha sufrido grandes transformaciones y es muy diferente a la que existía antes del año 1990. Però in realtà, nonostante sembra che le cose non cambino, in realtà negli ultimi 30 anni sono cambiate tantissime cose. Quindi Cuba adesso non è la stessa che era negli anni 90. Y Waldo ha dicho algo que es importante. El personaje antiguo compañero de estudios de Conde que viene a verlo, que se presenta en su casa, es una persona completamente diferente. Es una persona que viene del pasado, pero no es la persona del pasado. Quindi a questo proposito, quando Conde, quando Conde vede il suo amico, è una persona che viene dal passato, però non è rimasta nel passato, anche lui è cambiato. Este era un personaje, a ver, ahí, él dijo otra cosa que es importante, antes de empezar a responder lo que él me pregunta, otra cosa que es importante. Yo pongo al final que esta novela, que esto que ustedes van a leer, es una novela, pero que está inspirada en hechos reales. Quindi una cosa importante da dire è che anche se questo è un romanzo, però è ispirato a fatti realmente accaduti. El robo de que es víctima este personaje de Bobby está inspirado en un robo real a una persona que yo conozco. Quindi il furto che ha subito questo personaggio è ispirato a un furto che ha subito una persona che conosce l'autore. Y el proceso de la expulsión de Bobby de la Juventud Comunista y de la universidad en los años 70 le ocurrió a un compañero nuestro de la manera en que yo lo cuento en la novela. Quindi tutto quello che gli succede, quindi l'espulsione, tutto quello che passa a Bobby è capitato lo stesso a una persona che conosce Leonardo. En la década del 60 y en la década del 70 en Cuba ocurrió un fenómeno realmente lamentable y es que el fenómeno de la homosexualidad empezó a cargarse de un contenido político. Quindi fra gli anni 60 e 70 il tema della omosessualità si è praticamente la politica si è incaricata di questo tema. En Cuba siempre existió homofobia como un país de moral y educación judeo-cristiana. Siempre el homosexual fue una persona despreciada, reprimida, oculta, igual que en Italia. Quindi a Cuba, praticamente come qua del resto d'Italia, gli omosessuali erano persone represse che, come Cuba era e continua a essere cattolica e ebrea, l'omosessuale comunque era una persona repressa che doveva rimanere nascosta. Io ricordo quando io era niño, se había algún muchachito che tenía algunos gestos afeminados, ese muchacho, el resto de los jóvenes, de los niños, siempre lo agredían porque era el más débil. Y los padres muchas veces lo llevaban al médico para que lo curaran de la enfermedad que tenía. Quindi ogni volta che c'era un ragazzo che magari aveva degli atteggiamenti, delle cose un pochino diverse, gli altri ragazzi lo aggredivano, quindi lo maltrattavano e i genitori stessi portavano questo ragazzo dal medico per essere curato. Però questo si complica quando un joven studente rivoluzionario non poteva essere omosessuale perché era la negazione del joven estudiante revolucionario, es decir, que tuvo una carga política adicional a todo el problema que ya traía de carácter histórico, moral, en fin. Quindi il problema nasce quando uno studioso rivoluzionario
doveva essere omosessuale, ma in realtà questo era un problema aggiuntivo, perché non poteva esserlo, perché era, lui rappresentava tutto l'opposto, quindi all'essere studioso e rivoluzionario, quindi questo era un problema. Y por eso este personaje de Bobby, que siempre era un poco extraño, era el más revolucionario, el más comunista, el más agresivo en la cuestión política, porque era la manera de esconder su verdadera personalidad, su verdadera identidad, y de defenderse. Quindi Bobby era sempre il più aggressivo, il più rivoluzionario, il più intraprendente, e tutto questo, il più estremo, diciamo, tutto questo per nascondere ciò che realmente teneva dentro di sé. Passano gli anni, Manuel tiene una esperienza molto amarga, tiene che dejar los estudios en la universidad en un momento, perché esta novia lo denuncia de que él es homosexual, y Bobby empieza después a vivir una nueva vida. Quindi succede che la ragazza di Bobby lo denuncia il fatto che lui sia omosessuale, quindi lui deve abbandonare gli studi per via di questa denuncia, quindi inizia una nuova vita. Ya empiezan a correr los años 80, los años 90, y el fenómeno de la homosexualidad, y junto con el de la homosexualidad, el de la religión, empieza a tener otra visión política en Cuba. Quindi quello che succede è che dagli anni 80 e 90 la visione religiosa e dell'omosessualità ha un'altra visione politica, quindi iniziano a cambiare le cose. En la actualidad en Cuba, uno de los debates más intensos que hubo en la nueva constitución que se aprobó hace unos días fue si se admitía o no el matrimonio igualitario, se llevaba a la constitución o no el matrimonio igualitario. Eso en los años 70, 80 no se le ocurría a nadie en Cuba plantearlo para llevarlo o no a la constitución. Quindi una cosa importante è che adesso, nella Costituzione che è stata appena discussa, si è portato al voto il fatto che si potesse consentire il matrimonio ugualitario, e questo negli anni 80 e 90 non era assolutamente accettabile. Lo curioso è che il Stato cubano sta proponendo che si apruebe il matrimonio ugualitario. Y no se pudo llevar a la Constitución porque la población cubana dijo que no, que eso no debía ser lo que se llevara a una Constitución, por prejuicios históricos, creencias religiosas, por muchos motivos, no se pudo llevar a la Constitución, a pesar de que había una voluntad del Estado de que se aprobara esta posibilidad. Quindi non sono riusciti a approvare il matrimonio ugualitario, non per lo Stato, ma per la popolazione, perché la popolazione per via di pregiudizi storici e religiosi ha deciso che non poteva essere accettato il matrimonio ugualitario. Però la realtà è che in Cuba los gay, hombres o mujeres, homosexuales de un sexo o de otro, incluso las personas que tienen otras preferencias y otras tendencias, tienen hoy una vida normal que antes no tenían. Però al giorno d'oggi le persone omosessuali, sia maschi che femmine, o comunque le persone che hanno gusti, diciamo, diversi dal solito, adesso possono vivere una vita normale che prima non era assolutamente concepibile. En la novela, sin embargo, este personaje de Bobby, que puede provocar una cierta simpatía, una pena por el lector, yo lo trabajo de otra manera. Quindi il personaggio di Bobby può fare un po' di tenerezza, un po' di pena al lettore, ma lui in realtà lo vive di maniera diversa, lo lavora in maniera diversa. Porque es un personaje, lo van a descubrir cuando lean la novela, con muchos trasfondos y
con algunas actitudes no precisamente buenas. Perché durante, man mano che si legge il romanzo, si nota che questo personaggio ha dei trascorsi e un'attitudine che in realtà non è proprio buona. Y es que yo creo que hay buenas personas que son gays y hay gays que son malas personas. Hay personas heterosexuales que son buenas y personas heterosexuales que son malas. La orientación sexual de las personas no decide en su calidad moral. Quindi io credo che ci siano persone eterosessuali che sono buone e altre che non lo siano, come ci sono gay che sono persone buone e altre che non lo siano. Quindi l'orientamento sessuale di una persona non decide del proprio carattere. Si può essere o gay o eterosessuali, ma questo non influisce sulla tua personalità. Il fatto che Bobby haya sido una vittima in otra epoca no quise utilizzarlo come una giustificazione per le attitudini posteriori. Bobby fu una vittima, e lo dico nel libro, però anche può essere un vittimario in altro momento della sua vita. Quindi Bobby è stata una vittima durante il passato, però non utilizza il fatto di essere vittima adesso, al giorno d'oggi. Quindi sì, lui dice che è stata una vittima nella prima parte del libro, ma in realtà potrebbe essere, diciamo, un carnefice per nella seconda parte. E quando leggono la novella vanno a vedere delle cose che è capace il personaggio di Bobby. Quando leggerete il romanzo vi renderete conto di quello che è capace di fare. L'accordo è no spoiler, ci ve ne siete accorti, no? Stiamo cercando in tutti i modi di raccontarvi una parte, insomma, al meglio, presentarvi al meglio il libro, il romanzo, senza spoilerarvi le cose più divertenti, più importanti e più, diciamo così, più salienti del libro. Allora, a proposito di cose particolari del libro, per la prima volta Mario Conde, e siccome il romanzo è ispirato a fatti reali, vuol dire che può darsi che anche Leonardo per le prime volte sia andato in un insediamento, cioè in quei luoghi della città nella città, in cui a Havana, L'Havana come tutte le metropoli, come tutte le capitali del mondo, subisce la migrazione interna del paese, della nazione. E così accade anche a L'Havana, e nascono degli insediamenti, cioè sono quei luoghi in cui gli orientali, quelli che arrivano dall'altra parte, dal resto di Cuba, attirati dalla possibilità di lavoro, finiscono per vivere in queste che sono delle vere e proprie baraccopoli. L'insediamento è particolare in questo libro, per la prima volta Mario Conde ci finisce, e questo vuol dire che anche Leonardo ha vissuto quella realtà. E quello che mi interessa sapere è come la vive Leonardo Padura, come la vive Mario Conde, lo scopriremo nel libro. Sì, hay un hecho evidente en la vida cubana contemporánea, y es que la sociedad homogénea que se pretendió crear y que de hecho existió hasta hace 30 años, ya no existe. C'è una cosa da valutare nella Cuba odierna, è che la società omogenea al giorno d'oggi ora non esiste più. Hoy en día en Cuba existen bolsones de pobreza y existen algunos destellos de riqueza. Es una sociedad que tiene ya gente con mayores posibilidades económicas, di gente che stanno fundidas nella miseria.
Quindi troviamo a Cuba sia una grossa percentuale di gente povera, ma anche una percentuale di gente ricca. Abbiamo quindi sia le persone ricche che si possono permettere molte cose, ma in realtà abbiamo anche una popolazione povera che sta nascosta, sta in fondo alla società. Y eso tiene un peso en el presente cubano y va a tener un peso en el futuro del país también. Quindi questo ha un peso nella società del presente cubano e anche nel futuro di Cuba. A ver, les cuento algo. Y siempre utilizo este ejemplo porque me parece el más representativo y lo más grave que puede ocurrir. Vi racconterò, vi farò un esempio, e questo è proprio rappresentativo di quello della cosa peggiore che può succedere. Quando mi generación es la primera generación en Cuba que llega masivamente a la universidad. Mi esposa Lucía, yo, mis amigos, tengo amigos ingenieros, médicos, geólogos, psiquiatra, filólogo, que no servimos para nada, como es el caso mío de Lucía, estudiamos lo que quisimos en la universidad en nuestro momento. Quindi la sua generazione è stata la prima che ha potuto in massa andare all'università e studiare. Ha amici ingegneri, filosofi, geologi, anche i filologhi come loro, che dice non serviamo a niente, però abbiamo potuto scegliere quello che volevamo, insomma. Y esos estudiantes que llegamos a la universidad, pues éramos hijos de la mamá de Lucía, que era una señora que cosía en un taller de costura, o mi padre, que era conductor de un autobús. Quindi la generazione che è arrivata all'università era figlia, ad esempio, la madre di Lucia, la sposa di Leonardo, che era una cucitrice, una sarta, e suo padre che era un autista. Si Lucía tenía una duda en trigonometría o yo tenía una duda en una fórmula física, no se lo podíamos preguntar a nuestros padres. Nuestros padres no tenían el nivel educacional para respondernos a estas preguntas. Quindi se Lucia avesse avuto un dubbio su una formula, sulla trigonometria, e lui un dubbio su una formula fisica, non avrebbero mai potuto chiedere ai genitori perché non avevano idea di cosa gli stessero dicendo. Pero tampoco nos hizo falta preguntárselo ni a mi suegra ni a mi padre, porque teníamos una educación de una calidad que con las clases que recibíamos aprendíamos lo que teníamos que aprender y nos preparábamos para estudiar en la universidad. Quindi tutto questo però loro non hanno mai avuto bisogno di chiedere né alla suocera né ai propri genitori, perché le classi, le lezioni che hanno avuto gli hanno permesso di avere un livello di conoscenza adeguato per poter affrontare gli studi universitari. A partir de los años 90 empieza una crisis en el sistema educacional cubano. Los maestros se van de las escuelas y se convierten, por ejemplo, en taxista o el que le carga las maletas a un turista y recibe $2 por llevarle las maletas de aquí a la puerta del hotel. Ma negli anni 90 ci fu una crisi nel sistema educativo a Cuba, perché gli insegnanti se ne andarono dalla scuola, quindi smisero di insegnare e si misero a fare i tassisti oppure le persone che portavano la valigia, ad esempio, ai turisti per avere $2 in tasca e farsi dare $2 dai turisti. E come gli studenti non apprendían bien, le classi non erano di buona qualità, pues apareció la figura del repasador particular, esa persona, ese maestro particular que iba y le repasaba a un niño determinado las clases de español, de matemática, de física.
Quindi, siccome le persone non ricevevano un'adeguata educazione, nasce una nuova figura, che era quella del maestro che aiutava a ripassare, dava ripetizioni a ogni singolo alunno: tu hai bisogno di lezioni di spagnolo, io ti aiuto lì. E quindi nasce questa nuova figura. Ese profesor, por darle esas clases particulares a ese niño, ganaba un salario mayor que el que le pagaba el Estado, pero el padre del niño tenía que pagar un salario mayor que el que él ganaba si hubiera sido un trabajador del Estado. Quindi questo professore, che andava a aiutare ogni singolo alunno, riceveva un salario maggiore di quello che avrebbe ricevuto un professore normale. Quello che succede però è che i genitori dovevano pagare quindi maggiormente questo professore, e lui guadagnava di più rispetto a quanto avesse guadagnato se avesse lavorato per lo Stato. Por lo tanto, los estudiantes que llegan a la universidad son los que los padres tienen un poder económico que le permite preparar a sus hijos para que ingresen en la universidad. Los que no tienen poder económico, sus hijos no ingresan en la universidad. Quindi quello che succede è che alla fine vanno all'università gli studenti, i ragazzi che hanno genitori con abbastanza potere economico da potersi permettere di pagare il professore, che quindi hanno l'accesso, possono avere libero accesso agli studi. Eso es un drama de la realidad cubana del presente y va a ser un drama mayor de la realidad cubana del futuro. Quindi questo è un dramma che abbiamo, che riscontriamo adesso a Cuba, e più passa il tempo, nel futuro comunque questa tragedia rimarrà, sarà ancora più forte. Ese es uno de los resultados, Waldo, de esa ruptura de la homogeneidad social o de la dilatación del tejido social cubano actual que Mario Conde ve en esta novela. Quindi questo è praticamente una rottura, una dilatazione di quello che si trova nella società cubana adesso, ed è quello che Mario Conde nel libro nota. E questa è la domanda delle domande. Allora, dovete sapere che Mario Conde si fa tante domande, e nel libro le troviamo tutte, ma raramente troviamo le risposte. Siccome abbiamo la fortuna di avere Leonardo Padura oggi qua, a questo punto è il caso che io gli faccia alcune domande che Mario Conde si fa. Vediamo se almeno Leonardo Padura ci risponde. E questa è la domanda delle domande. Perdonami Leonardo se vado a leggere direttamente dal libro. Conde si trova in una zona vicino al mare, strano, siamo a La Habana, e dice: da qui è passata tutta La Habana del XIX secolo. Martì, Casal, Villaverde, qui si sedevano a parlare Rida, Varela, Domingo del Monte, Sacco. E allora, gli intimò Manolo, allora, beh, fra tutti loro hanno inventato Cuba. A questo punto non so se l'invenzione gli è riuscita bene o male. Tu cosa pensi, Coniglio? Tu cosa pensi, Leonardo? Che è una domanda senza risposta. È una domanda senza risposta. La historia de Cuba, y no voy a dar una clase de historia, pero la historia de Cuba es muy peculiar. Non voglio fare una lezione di storia, però la storia di Cuba è molto particolare. Porque recuerden que en el momento en que se produce toda la independencia de Hispanoamérica, los únicos dos países que no se hacen independientes son Cuba y Puerto Rico. Perché mentre tutte le popolazioni del popolo ispanoamericano stavano rendendo indipendenti, le uniche due popolazioni che non si sono rese tali sono Cuba e Porto Rico. Y había razones de carácter social, político, pero sobre todo había un elemento de carácter económico, pero con una razón étnica.
Quindi c'erano varie ragioni economiche e sociali, ma c'era soprattutto una ragione economica e etnica. Y es que el 54% de la población cubana en el año 1820 era negra. 54%, más de la mitad. E praticamente più della metà della popolazione nel 1850, quindi il 54% era nera. Y la burguesía que podía liderar una lucha por la independencia tuvo miedo que les ocurriera lo mismo que en Haití. Empezaba una revolución y terminaba siendo una revolución de negros que llegaban al poder. Quindi la popolazione borghese aveva paura che gli succedesse lo stesso che è successo ad Haiti, dove ci fu il fatto di rendersi indipendenti, poi alla fine non potesse succedere, quindi quindi avevano paura che la popolazione nera prendesse il sopravvento. In Cuba a ese fenomeno se le chiama il problema del negro en la historia de Cuba. Quindi questo è praticamente il problema del negro nella storia di Cuba, viene definito così. Y lo más curioso es que todavía hoy, siglo XXI, 60 años después de la revolución, el problema del negro no se ha resuelto. Quindi 60 anni dopo, nel secolo XXI, ancora non abbiamo risolto il problema del negro. En esos barrios más pobres de La Habana que recorre Conde, la mayoría de las personas que viven son negros. Quindi nei quartieri dove cammina Conde, la maggior parte, quindi nei quartieri cubani, la maggior parte delle persone sono nere. Y los lugares a los que él va, donde la gente come comidas exquisitas y bebe tragos exquisitos, la mayoría son blancos. E i posti dove va e vede che le persone mangiano cose squisite, bevono cose squisite, sono bianche. El otro grave problema de la historia de Cuba fue si aceptar anexarse a los Estados Unidos o no acercarse a los Estados Unidos. Quindi un altro problema della storia di Cuba è il fatto che dovevano decidere se integrarsi negli Stati Uniti oppure se rimanere fuori. Uno de los pensadores cubanos más importantes del siglo XIX se opuso a la guerra de los cubanos contra España y siempre fue catalogado de un reformista. Era un hombre muy inteligente, pero fue muy criticado porque decían que era un reformista, no quería la independencia sino una reforma. Una persona molto importante, sempre stata criticata perché lui si opponeva al fatto che Cuba volesse l'indipendenza dalla Spagna, sempre stato criticato e giudicato come un riformista. Però él decía che preferiva vivere in Cuba come español che vivere in Cuba come norteamericano, e por eso él preferiva arreglar las cosas con España antes que luchar por la independencia de Cuba, que terminó como terminó, con una intervención norteamericana. Però diceva che era meglio vivere sotto il regno spagnolo piuttosto che essere libero sotto il regno nordamericano. Infatti preferiva questo e alla fine sí, al final la guerra de independencia terminó con una intervención norteamericana que incluso aparecía con un poder constitucional que les daba derecho a intervenir en Cuba cada vez que ellos quisieran. Quindi alla fine la guerra di indipendenza cubana finisce con un intervento nordamericano che gli dà la possibilità di entrare a Cuba praticamente quando volevano, quando preferivano. Y como mismo no se ha resuelto el problema del negro, todavía no se ha resuelto el problema de Cuba con los Estados Unidos. Quindi non si è risolto né il problema del nero né il problema di Cuba con gli Stati Uniti. Por eso es que no sé
si el invento de Cuba nos ha quedado bien o nos ha quedado mal. Per questo motivo ancora non so se l'invenzione di Cuba è uscita bene o è uscita male. Y tuvo mucho que ver con ese grupo de escritores y pensadores que están citados ahí en el libro. E ha molto a che vedere con il gruppo di scrittori e pensatori che è citato nel libro. Ese es un lugar de La Habana que se llama la Alameda de Paula, que está muy cerca del puerto de La Habana. È un luogo che si chiama la Alameda de Paula, che è un luogo che sta vicino a La Habana. Al puerto. Aquí Conde cita a José Martí, el héroe, el apóstol de la independencia de Cuba. Conde cita a José Martí, que era un héroe por la independencia de Cuba. Cita al novelista Cirilo Villaverde, el hombre que crea la imagen de la ciudad de La Habana en la literatura. Cita anche Villaverde, que es el hombre que ha creado la imagen de La Habana en la literatura. Cita a José María Heredia, el primer poeta que habló de la patria cubana. Cita anche José María Heredia, que es stato el primo poeta que ha parlato de la patria cubana. Habla del padre Félix Varela, el primer independentista que se le llama el hombre que nos enseñó a pensar. Cita anche José Varela, que es stato el primo independentista, el hombre que praticamente le ha enseñado a pensar. Cita a Domingo del Monte, el hombre que reunió a la literatura cubana y le dio un carácter distinto al de la literatura española. Quindi cita anche Domingo del Monte, che è colui che ha riunito tutta la letteratura cubana, che le ha dato un carattere diverso da quella spagnola. Y cita a José Antonio Saco, el que dijo que prefería vivir como español que no como norteamericano en Cuba. E cita anche José Antonio Sacco, che è il signore che ha detto che preferiva vivere a Cuba come spagnolo e non come nordamericano. E por eso Conte non sa se l'invento nos quedó bien o no. Quindi alla fine Conte non lo sa se l'invenzione è uscita bene o è uscita male. Beh, credo che questo fosse un passaggio davvero importante da affrontare con Leonardo. Io in realtà ho una domanda sullo scrivere, però prima vorrei sentire voi. Vorrei capire se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda a Leonardo, vuole ha qualche curiosità sul il libro, se l'avete letto, su Mario Conde, se conoscete la sua figura, sugli altri libri di Leonardo o su Cuba. Siamo qua per questo. Ecco. Vieni pure qua. Grazie, posso chiamarti compagno di avventure, di letture, visto considerato che mi sento abbastanza privilegiato per aver letto tutti i suoi libri, dal primo sino all'ultimo. E colgo l'occasione per ringraziarlo vivamente per aver speso delle parole entusiastiche nei confronti dell'Italia. Il cane di Mario Conde si chiama infatti Monnezza 2, che suppongo significhi Mondezza 2, alla romana. La sorella di Tamara, Aymara, vive in Italia, con il figlio di Tamara, poi altre cose interessanti. E lusinghiere anche per noi italiani è che Mario Conde consuma il caffè Kimbo. Non sempre perché sempre, però, quando può. Quando glielo porta la quindi grazie per aver usato delle parole così lusinghiere nei confronti dell'Italia, il che significa che probabilmente c'è una certa affinità di intenti, probabilmente, oppure che particolarmente la nostra nazione, il nostro Stato, sia così gradito allo scrittore, penso. Ma la domanda che volevo fare era questa: ma all'inizio, quando hai iniziato a scrivere i primi libri, lo scrittore sapeva già, oppure è venuta dopo, che il poliziotto Conde
avrebbe lasciato la polizia nell'arco di 10 anni oppure no? Questa è questa prima domanda. Poi. Quando io creo al personaje de Mario Conde para la primera novela de la serie que se llama Pasado Perfecto, Pasado Remoto, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo con ese personaje y de lo que iba a significar para mí ese personaje. Quando ho fatto la prima, quando ha creato il suo primo romanzo che è Passato Remoto, lui non aveva idea di quello che avrebbe fatto in seguito, di quello che il personaggio avrebbe significato per lui. Io queria scrivere una novela policiaca cubana che non se pareciera a las novelas policiacas che se scrivían in Cuba. E por eso le di forma a un personaje che è un inconforme. Es un indagador, es una persona que tiene una visión siempre problemática de la realidad. Quello che voleva fare era creare una novella poliziesca diversa da quelle che venivano scritte a Cuba nel momento e quindi infatti il personaggio è anticonformista e indagatore. Resultó que el personaje funcionó, funcionó. Y entonces yo decidí escribir otras 3 novelas con ese personaje, hacer una tetralogía que se iba a llamar Las 4 estaciones, que ocurrían todas en el año 1989. Quindi ha funzionato e ha deciso di scrivere altri 3 romanzi che fanno parte di una di un ciclo nel 1989. Y así escribo Vientos de Cuaresma, escribo Máscaras, pero cuando estoy escribiendo Paisajes de Otoño, ya me doy cuenta de que Conde no resiste estar más tiempo en la policía. Era un oficio para el cual él no había nacido. Quindi alla fine, quando stava scrivendo in Otoño, si è reso conto che Conde non poteva più stare nella polizia, non era più posto per lui. A pesar de que Conde es un antipolicía, es un antipolicía, es un desastre como policía si fuera de la realidad, es un policía de ficción. Quindi nella realtà lui è un antipolizia, lui non ci sta a fare niente. Infatti fuori nella realtà lui non avrebbe avuto senso. Y bueno, en Paisaje de Otoño Conde deja la policía. Pero 3 años después me proponen escribir una novela en la que aparezca el personaje de Hemingway y Mario Conde vino, me tocó la puerta de mi estudio y me dijo, yo te voy a ayudar a escribir esa novela. Quindi quando scrive Paesaggi di Otoño praticamente lui molla la polizia, però in seguito gli propongono di scrivere un romanzo dove appariva la figura di Hemingway e Mario Conde gli ha bussato la porta e gli ha detto ti aiuto io, tranquillo. Y entonces empieza esta nueva vida de Mario Conde. No es policía y va avanzando en el tiempo histórico y físico mío. Es decir, Conde va avanzando en el tiempo y va envejeciendo junto conmigo. Quindi nasce continua a vivere la figura di Mario Conde, però non fa più parte della polizia, ma segue il suo stesso tempo, quindi lui cresce con Leonardo. Eso me permite 2 cosas: seguir la evolución de la sociedad cubana y seguir la evolución mental y biológica del personaje. Quindi questo mi permette 2 cose, seguire l'evoluzione della storia cubana e anche l'evoluzione mentale del personaggio. Y por eso en la próxima novela que escriba con Mario Conde, en lugar de 60 años, pues tendrá 65 y cada vez será más un problema la edad de Conde y la edad de las personas que lo rodean, los personajes que lo rodean.
e quindi sarà sempre la prossima volta che scriverà un romanzo di Conde, avrà più di 60 anni, avrà 65 anni, quindi l'età sarà un problema e anche l'età delle persone che lo circondano. Pero creo que eso me permitirá tener más clara la percepción, a mí como escritor, más clara la percepción del paso del tiempo por fuera y por dentro, que también es muy importante. Pero esto le permitirá tener, avere più coscienza del tempo che passa, sia dentro che fuori, che è molto importante. Grazie. Un'altra domanda, poi chiudo velocemente. Allora, io penso di avere intuito che c'è una profonda somiglianza tra il personaggio Mario Conde e lo scrittore, fortemente, perché lo scrittore rimarca spesso questo grande senso di appartenenza. Come altri scrittori che hanno preceduto il signor Leonardo Padura Fuentes, che prima era Leonardo Padura Fuentes, adesso è diventato Leonardo Padura nei romanzi, ma comunque Leonardo Padura Fuentes, altri scrittori che hanno preceduto non hanno lasciato Cuba, assolutamente, sono rimasti con grande senso di appartenenza. Questo senso di appartenenza è suo, come è di Mario Conde. Quindi io ho pensato che Mario Conde potesse essere una sorta di esatto contrario, oppure un alter ego dello scrittore, questo con una piccola differenza, che Mario Conde è un poliziotto che vorrebbe fare lo scrittore, non ci riesce, e invece il qui presente scrittore, che io ossequio e saluto, è uno scrittore che vorrebbe fare probabilmente il poliziotto. No, ahí fue donde único se equivocó. Todo lo demás estaba bien, pero ahí se equivocó. No, me dispiace, he sbagliato. Todo el resto ok, ma questo no. Sí, Mario Conde, voy a ser muy breve porque el señor lo ha expresado muy adecuadamente. Sarò breve perché il signore lo ha espresso molto adeguatamente. Mario Conde es mis ojos en esta novela, es mi manera de entender la vida cubana a través de un personaje. No es mi expresión, pero es la manera de dar mi expresión a través de un personaje. Quindi Mario Conde è i miei occhi, quindi non è la mia impressione, ma è la mia visione del mondo attraverso il personaggio. Y con respecto a Padura Fuentes, el problema ha sido que fuera del mundo hispánico, tener dos apellidos se convierte en un problema, pero todos los que venimos del mundo español tenemos dos apellidos. Yo soy Padura por mi papá, Fuentes por mi mamá. Lucía es López por su papá, Col por su mamá. Quindi tutti fuori dal mondo ispanico avere due cognomi è un problema, però tutti quelli del mondo ispanico hanno due cognomi. Leonardo Padura è da parte del padre, Fuentes per parte della madre, è lo stesso per Lucia che ha due cognomi, padre e madre. Y entonces me pasó, por ejemplo, con mi editor inglés. La primera novela que sale publicada en Inglaterra sale como Leonardo Padura Fuentes y aparecía en los estantes de la librería como Fuentes. Quindi quando ha pubblicato il suo libro in Inghilterra ha avuto i primi problemi perché è uscito il primo libro come Leonardo Padura Fuentes, però stava negli scaffali sotto il nome di Fuentes. Y cuando publicamos el segundo que pasó algo y el editor se dio cuenta de que había un problema y decidió, bueno, quitar el Fuente y dejarlo Padura, aparecía en otro lugar de la librería como si fuera otro escritor que era Padura, este era Fuente y aquel era Padura. Quindi l'editore si è reso conto che c'è stato un problema perché col secondo libro, anziché sotto la lettera F di Fuentes, è andato in un altro posto, quindi sotto Padura, due persone diverse. Entonces, y esto también tiene que ver con lo que decía el señor
de la cultura italiana, de la cercanía de Cuba con la cultura italiana. Quindi a questo punto che ha a che vedere con il fatto che il Signore stava dicendo della vicinanza fra Cuba e Italia. Yo tuve que tener una conversación con la mia mamma. La mamma, el apellido tuyo lo tenemos que quitar. Quindi ho dovuto parlare con sua madre e ho detto, beh, ma mi dispiace, ma dobbiamo toglierti, devo togliermi il tuo cognome. Sì, sí, la mamma che è tan importante. Y bueno, y por eso es que quedó Leonardo Padura. E quindi alla fine è rimasto per questo motivo solo Padura. Lucía ha tenido más suerte, mi esposa ha tenido más suerte, porque tiene dos apellidos que parece que son un apellido compuesto. La moglie ha avuto più fortuna perché ha due cognomi che sembra tipo un cognome composto. Es López Col, y entonces ese López Col, esto parece que es un solo apellido. Quindi López e Col, che sembra alla fine López Col, che sia la stessa cognome unico. Però una parte della domanda, quella più particolare, era sul il tuo sentimento di cubano, quanto sei legato alla tua terra? No, credo che eso è più facile verlo leyendo mis libros. Quindi questo è facile, è più facile vederlo leggendo i libri. Sabiendo che vivo in Cuba, in la misma ciudad de La Habana, in el mismo barrio donde nací, in la misma casa donde nací. Quindi vive a Cuba, nella stessa città, nello stesso quartiere, nella stessa casa dove è nato. Io me passo la vita jugando con Lucía come. Como tenemos que viajar tanto por la promoción de los libros, vamos a veces a lugares que son maravillosos. Quindi, siccome devo viaggiamo tanto con Lucia per promuovere i libri, andiamo in posti che sono meravigliosi. Y entonces soñamos que nos vamos a vivir a una casa frente al mar en la Costa Brava española o en Creta. Esto sí, o in California, sogniamo e parliamo di questo. Quindi iniziano a sognare, parlano di tenere, di avere una casa vicino, di fronte al mare in Costa Brava, a Creta, in California. Si menziono la Costa Brava e Creta è perché evidentemente il Mediterraneo è il lugar del mondo che más me gusta. Se menziono la Costa Brava e Creta è perché il Mediterraneo è la parte del mondo che più mi piace. Pero sabemos que estamos anclados en Cuba. Yo como escritor estoy anclado en Cuba. Però sappiamo che siamo ancorati a Cuba. Io come scrittore sono ancorato a Cuba. Sin la vida cubana yo no sería el escritor que soy. Y si no sigo viviendo la vida cubana, no sé qué escritor pudiera llegar a ser. Senza la vita cubana io non sarei lo scrittore che sono oggi e senza la vita cubana non so che scrittore potrei diventare. Yo, por ejemplo, tengo hace ya va a ser 10 años, tengo también la ciudadanía española, es decir que yo perfectamente pudiera vivir en España con toda legalidad. Da 10 anni ho la nazionalità spagnola, quindi questo vuol dire che io potrei vivere in Spagna legalmente. No, gusta muchísimo a mia Lucía, che también tiene la ciudadanía española, nos gusta muchísimo ir a España, tenemos amigos, hay lugares donde vamos con frecuencia y nos sentimos muy bien. Anche Lucia ha la cittadinanza spagnola, è un posto che ci piace tantissimo, andiamo frequentemente, abbiamo amici lì, è un posto che comunque ci piace tanto. Pero quando alguna vez mi han dicho, bueno, tu tienes doble nacionalidad, yo digo, no, yo tengo doble ciudadanía, yo tengo una sola nacionalidad. Quindi quando mi dicono, quindi tu hai due nazionalità, no, io ho due cittadinanze, però ho solo una nazionalità.
la ciudadanía es una figura jurídica, es una figura legal. La nacionalidad es una figura de pertenencia, de cultura. Y yo soy de nacionalidad cubana, no tengo otra. Quindi la cittadinanza. La cittadinanza è qualcosa di giuridico e legale, ma la nazionalità è qualcosa legata all'appartenenza. E lui è cubano. Aunque a veces estamos en Cuba y decimos, tengo unas ganas de desaparecerme de este país y no venir más nunca. Anche se a volte sono a Cuba e dicono, ho una voglia di sparire completamente da questo posto e di non tornarci mai più. Però poi tornano sempre e ci continuano a vivere. Anche se c'è il reggaeton. È una maledizione. È una maledizione della musica cubana. No, è qui. No, è che Conde qui parla del reggaeton nella novela in un momento. Conde in un momento parla del reggaeton nella novela. Ah, che Conde comunque parla del reggaeton in un momento. Il reggaeton è una musica. Diciamo cubana, molto un ritmo molto intenso, molto ripetitivo, molto con letras muy a veces escatológicas, muy ofensivas, de muchas cosas. No, Despacito Despacito no es reggaetón. No, Pitbull y Ghost, es peor. Comunque musica dove si parla di donne in modo provocatorio, tutte queste belle cose, tipo Pitbull. No, un reggaeton puede decir el cantante, abre el culito que quiero verte el ojito del culito, abre el culito que quiero verte el ojito del culito. Eso lo puede decir un reggaeton y cosas peores. Non so se avete capito. Tutto chiaro, sì. Però il problema è che il reggaeton non è una causa, il reggaeton è una conseguenza. È una conseguenza di una perdita di valori sociali e morali che ha occorrido in Cuba. Indiscutibile. Però il reggaeton non è una causa, è una conseguenza di una perdita di valori che c'è stato a Cuba. Para que tengan una idea de cómo pueden ser de graves algunas cosas en Cuba de las que muchas veces se habla poco. Per farvi capire di qualcosa di veramente grave che c'è a Cuba, qualcosa che in realtà si parla poco. El actual presidente repite constantemente que su gobierno está en una battaglia epica contro la corruzione. Che il presidente dice che il suo governo sta combattendo una battaglia epica contro la corruzione. Il problema è che se hace 5 o 10 anni io decía che in Cuba había una corruzione estendida, io era un contrarrevolucionario. Però se io avessi detto 5 anni fa che a Cuba ci fosse una corruzione estesa, io sarei stato considerato un rivoluzionario. Contro rivoluzionario, scusate. Però tutto il mondo sapeva che aveva una corruzione in Cuba, però nadie parlava di questo tema. Tutti però sapevano che c'era una corruzione, un'alta percentuale di corruzione a Cuba, ma nessuno parlava di questo tema. Però hasta che niveles oficiales no se empieza a hablar de las cosas, parece como si no existieran. Pero a livello ufficiale e alto non nessuno parla di questa cosa, sembra che in realtà questo non esista. En los años 90 en Cuba resurgió la prostitución, pero no nadie hablaba de la prostitución. Y hubo un periodista que escribió la historia de una prostituta y estuvieron a punto de expulsarlo del periódico donde trabajaba. Negli anni 90 è ritornata la prostituzione, ma nessuno ne parlava.
un giornalista ha parlato di una prostituta e stavano per mandarlo via dal giornale. Varios años después, en un discurso, Fidel reconoció que en Cuba no solamente teníamos prostitutas, sino que teníamos las prostitutas más cultas del mundo porque eran casi todas graduadas universitarias. Quindi Fidel ha riconosciuto che non solo a Cuba ci fossero le prostitute, ma che erano le più colte del mondo perché erano tutte praticamente laureate. Il passaggio sul reggaeton l'abbiamo fatto esclusivamente perché Mario Conde odia, come Leonardo, il reggaeton, e ogni volta che sale su un taxi, su un mezzo di questo tipo, chiede sempre lo vive con ansia perché non vede l'ora che questo tragitto con reggaeton a bomba nella macchina finisca. Io le mie questioni che potevo fare pubblicamente Leonardo le ho fatte tutte. C'è, adesso faccio una di quelle cose che non si fanno a tradimento. Ci sono due persone a cui voglio bene in sala, che sono le rappresentanti dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba-Sassari. Se ci fanno un saluto, a noi fa piacere. Vieni, Rosa. Ciao a tutti, mi chiamo Rosa, faccio parte del circolo di Sassari dell'Associazione Italia Cuba. Tra l'altro io sono reduce da un mese passato a Cuba in febbraio, dove l'esperienza come solito è stata bellissima, anche se è vero che noi ce ne sono. Però è sempre la dimostrazione che un altro modo di vivere è possibile, che non necessariamente deve essere quello a cui siamo condannati noi con tutto quello che abbiamo. Volevo, visto che sono stata tirata per i capelli, chiedere un attimino a Leonardo il collegamento tra il genere, cioè, e mi riferisco in questo caso al capostipite, il tempo Vasquez Montalbano, no? Come giornalista, diciamo noi, che appunto ha utilizzato il genere come denuncia sociale. Io vedo molto che, cioè, vedo questa simmetria, che poi ce ne abbiamo tanti altri, abbiamo Rizzo e tanti altri scrittori di giallo che hanno utilizzato il genere per poter parlare di questo. Sì, indiscutibilmente la novella poliziaca se puede usar para entretener o se puede usar para decir cosas sobre la sociedad. Sì, quindi discutibilmente i romanzi polizieschi possono essere utilizzati per intrattenimento oppure per dire qualcosa per la società, rispetto alla società. Y hay un escritor italiano que es de los primeros que hace ese experimento, que es Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia mezcla el mundo de la mafia con unas novelas de carácter policial, judicial, hace una mezcla ahí extraña, pero muy eficiente. El primo italiano que fa qualcosa del genere è Sciascia, che praticamente mescola il romanzo poliziesco con un carattere giudiziale, economico e sociale. Y se ha extendido ese tipo de manera de entender la literatura policial y especialmente hay un área en la que ha sido muy fructífera, que es justamente el Mediterráneo. Se habla de una novela policiaca mediterránea. E in modo particolare nel Mediterraneo si parla di una novela poliziesca mediterranea, dove è stato riscosso maggiore successo questa nuova visione. Escritores de Barcelona, escritores italianos, escritores griegos, escritores franceses como Isof, que lo mencionaste, que están alrededor de este mundo y son escritores con los que yo tengo mucha cercanía en cuanto a las intenciones y en cuanto a la utilización de la novela policial. Quindi molti scrittori dell'area mediterranea, Barcellona, Isu, che ha menzionato poco fa, greci, italiani, sono scrittori al quale lui è molto, molto vicino
è anche sì, molto vicino. Se volete, siamo qua, se no andiamo a mangiare. Volevo chiedere qual è il personaggio di Noir nel mondo che tu ami di più? Pepe Philip, Carvalho. Philip Marlowe, il Philip Marlowe di Chandler. Io dico che Conde è nieto di Philip Marlowe e hijo di Pepe Carvalho. Quindi Conde è figlio di Philip Marlowe e nipote di. No, nipote di Philip Marlowe e figlio di Pepe Carvalho. Ci siamo, Elia, se hai necessità di fare comunicazioni sulla prosecuzione del festival e i prossimi appuntamenti, ti possiamo concedere il microfono? No, diciamo che possiamo chiudere qua, salutiamo tutti. Perfetto, allora vi ringraziamo, speriamo che la presentazione sia stata di vostro gradimento, vi invitiamo ancora a comprare il libro per sostenere la cultura e per sostenere le librerie e gli scrittori, perché questo fa sempre bene anche all'anima, quindi sostenete anche voi stessi in questo modo. Ci vediamo in libreria da Cyrano. Grazie Leonardo. Grazie a voi. Grazie a tutti.